Sono una squadra che punta molto sul pressing per non far ragionare gli avversari costringendoli all'errore. Una tattica certamente dispendiosa, Stefano. Pressare a tutto campo non è facile, richiede la giusta coordinazione tra i reparti per non finire a corto di fiato prima del tempo. Questi sono gli 11 titolari dell'Empoli. Scelgono di giocarsi a viso aperto, mandano in campo 3 giocatori d'attacco, di cui 2 in posizione defilata e ovviamente una prima punta. 4-3-3 classico, utilizzato anche in Italia da parecchie squadre, è sinonimo spesso di un calcio rapido, ben organizzato. Brutto passaggio, recupero facile. Buon pallone filtrante. Gran tiro, c'è l'intervento del portiere che evita il gol, parata splendida e arrivano gli applausi. Giusto sottolineare questo gesto, troppo spesso si sottovaluta la figura del portiere. Continua il tiki-taka alla ricerca del momento giusto. C'è grande attesa per la sua prova, potrebbe essere tra i candidati al premio di migliore in campo quest'oggi. Viene da un trittico di gare in cui ha segnato più di un gol a partita. Vedremo se sarà sazio o se continuerà a regalare gol e spettacolo anche oggi. Passaggio intercettato. La mette in fallo laterale per evitare guai peggiori. Ottimo qui il pressing. Garritano. Alla girata sulla fascia. Ed entra in rete! Gol! Un gol che dà loro il vantaggio e gli permette di giocare in maniera più sciolta. Ora la squadra avversaria sarà costretta ad attaccare e a scoprirsi. Rivediamo il gol del Chievo. Hanno approfittato di una disattenzione collettiva della difesa per punirli. Non poteva sciupare questo cross perfetto dalla fascia. Ah, che delizia, che raffinatezza, che spettacolo. Assist davvero perfetto, bisognava solo metterla dentro. Cross sfruttato alla perfezione con questa girata vincente. Eh sì, Pierre ha saputo liberarsi dalla marcatura avversaria e battere il portiere. Arbitro che viene già chiamato in campo. Esce e recupera il pallone. Intervento efficace del difensore che intercetta il lancio e recupera palla. Buono l'intervento sulla fascia. Vedremo se riusciranno a sfruttare questa rimessa. Cerca il traversone. Ma non granché il cross, la difesa vita facile. Può sfruttare lo spazio lungo la corsia. La mette in mezzo. Grande riflesso del portiere, che dice di no. Bairami. Viviani. Punta l'area. Bene qui il difensore che ha costretto l'attaccante all'errore. Diaby. Bairami. Bairami, buona l'idea qui, la traiettoria verso il centro, prova ad andare, conclusione che si è spenta abbondantemente sul fondo, i compagni lo rimproverano perché non ha passato il pallone. Ha visto uno spiraglio, si è lasciato ingolosire, sperava sicuramente miglior sorte. Viviani. Comodamente recupera il pallone.
Buono il recupero, possono ricominciare. Può girare il pallone. Fuori gioco, offside, tutto fermo. Garritano. Intercettano bene il pallone. Diaby. E l'arbitro lascia giocare. Sì, ha concesso il vantaggio. Bayrami. Cercano di aprire la difesa avversaria. Garritano. Palla sul fondo, sarà calcio d'angolo. Questa è intanto l'azione precedente, riproposta da altra angolazione. Corner battuto in mezzo. Cross verso il centro dell'area. Attenta qui la difesa, palla allontanata. Occhio in mezzo, può cercare il cross. Difesa bassa, qui è chiara l'intenzione di far uscire la formazione avversaria. Si giocherà ancora per due minuti. C'è spazio per andare. Il tocco dentro. Ha calciato in maniera completamente scoordinata. Pallone che... Arbitro che dà il via alla ripresa di questa semifinale. Tutti a caccia di un biglietto per l'appuntamento finale di questa competizione. Ultima chiamata per entrambe. Chi perde e torna a casa a mani vuote. Calcio d'angolo battuto, palla in mezzo. Non si fida, spazza via di pugno. Attenzione al movimento dei compagni. Occhio al traversone. Vantaggio che comincia a farsi importante. Due gol da recuperare, ora per gli avversari. È ancora presto però per cantare vittoria. Si fa dura per loro. Anche perché oltre a tentare di segnare devono fare attenzione a non subirne altri. Impresa non facile per quanto si è visto finora. Rivediamo il gol del Chievo. Hanno approfittato di una disattenzione collettiva della difesa per punirli. Attaccante bravo qui ad avventarsi su questo cross dalla destra e a fare secco il portiere. Non poteva sciupare una palla così limpida, no. L'attaccante ha trovato la deviazione vincente, ha sfruttato al meglio il traversone davvero col contagiri. Sì, Pieri, il merito per questa rete va diviso a metà tra l'autore del cross e il marcatore. Bayrami. Occhio a questo lancio. Obi. Rallentano, preferiscono gestirla. Conquistano un buon pallone al centrocampo. Goralski. Garritano. Lancio fuori misura, palla recuperata senza problemi. Ottimi i suoi passaggi oggi. Diaby. Un altro ottimo tocco. Maragna metri. Obi. Ottima la lettura del difensore che ha capito tutto e ha recuperato il pallone. Diaby. Gran giocata qui. Imprevedibile. Rimessa laterale in zona d'attacco. L'allenatore decide di cambiare qualcosa. La deviazione del portiere sopra la traversa. I tifosi non si arrendono, hanno la possibilità di dimezzare lo svantaggio. Palla verso il centro dell'area, battuto troppo sotto, senza problemi per il portiere. Azione interrotta.
cercano il buco nella difesa avversaria. Cross comodo fra le braccia del portiere. Buono il recupero, possono ricominciare. Bairami. C'è spazio per il cross. Brutto cross, c'è il recupero. Palla spazzata via. Goralski. Può girare il pallone. La mette in mezzo. Hanno messo il pallone in area, ma senza precisione. Viviani. Recupera palla, intercettando bene il pallone. Viviani. Gran palla in mezzo. C'era solo la potenza in questo tiro. Mira completamente sballata. Ci ha provato, dai. Capita di sbagliare, l'ha colpita però davvero male, eh. L'allenatore decide di richiamarlo in panchina e c'è la standing ovation meritata. Ha giocato davvero bene oggi. Per me è uno dei possibili uomini partita. Passaggio intercettato. Ha spazio per andare. Cerca il traversone. Nessun problema con l'uscita del portiere. Diaby. Pallone intercettato senza problemi. Può sfruttare lo spazio lungo la corsia. Prova la botta. Palla che termina lontanissima dalla porta, difesa dal portiere. L'allenatore sta per mandare in campo forze fresche. Buon recupero del pallone, possono ripartire. Bravo qui il difensore che legge bene questo pallone. Deviazione in out, si ripartirà con la rimessa laterale. Cross in mezzo. Non un granché il cross, la difesa vita facile. Pallone profondo, pericoloso. Ha spazio, c'è spazio, occasione. Prova a far partire il tiro. Ha provato la botta tu per tu col portiere. Niente da fare qui per l'attaccante. Non ha guardato la porta, non l'ha nemmeno sentita. Ha cercato solo di calciare con tutta la forza che aveva in corpo, fallendo un'ottima occasione. Andiamo a bordo campo da Matteo Barzaghi per sapere. Salta il difensore. Occhio al tiro. Di nuovo l'azione del gol, era praticamente impossibile sbagliare da lì. Ha avuto tutto il tempo per prendere la mira e metterla dentro. Conclusione a botta sicura con la porta incustodita. Un gol facile facile. Ora conducono per 3-0. Viviani. Missione compiuta, hanno superato anche l'ultimo scoglio grazie al risultato di questi 180 minuti e adesso potranno giocarsi la Coppa in finale. Comprensibile la gioia dei giocatori di tutti.